Benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare, volevo ringraziare il Marchese Bianconero perché mi ha dato l'idea di questo video, ma in realtà di questa serie, perché questo è solo il primo video di una serie che andrò appunto a illustrarvi. Breve premessa: come sapete, ho fatto dei video sulle collezioni mie del calcio. Ho cominciato con le mascotte, poi passerò alle magliette e tutto il resto. Però giustamente il Marchese mi ha fatto notare che io comunque con gli stadi, sugli stadi, ho una certa preparazione. Sia lui che Nino, anche quando abbiamo giocato, mi ha detto che appunto c'era una buona preparazione. Giustamente lui ha dato l'idea di prendere squadra per squadra e raccontare appunto gli stadi che hanno visto appunto questa squadra giocare nel corso della loro storia. E quindi ovviamente siamo qui per ricominciare e ovviamente non potevo non incominciare con la Juventus. In questa serie io parlerò degli stadi dove hanno giocato queste squadre, quindi partirò con la Juve, poi faccio un esempio, che ne so, passerò all'Inter, al Milan, all'Atalanta, al Real Madrid, al Barcellona, insomma prenderò un po' di squadre, quelle che hanno avuto gli stadi più affascinanti e hanno una storia comunque bella, non solo loro, ma anche gli stadi. Per quanto riguarda la Juve, metterò la prima vittoria della Juve in questi stadi di casa. In questo video. Nei successivi video metterò le partite che ha giocato la Juve in quegli stadi, cioè non prenderò la prima vittoria del Barcellona al Camp Nou, faccio un esempio, ma metterò la prima vittoria della Juve. Cioè, tutto questo lo farò step by step, video per video. Ovviamente oggi cominciamo con la Juventus. E qui elencherò tutti gli stadi dove la Juventus ha giocato. Piccola premessa: metterò stadi, anni e prima partita giocata, vi farò anche una breve, come posso dire, una breve introduzione di ogni stadio. Calcolate che io ho dato, come posso dire, la nomenclatura ufficiale degli stadi. Quindi cosa vuol dire? Che io prendo l'esempio più classico, comunale, io ho messo prima stadio Mussolini, ho fatto una statistica. Lo stadio comunale ne ho fatto un'altra, perché seppur la struttura era la stessa, cambiato il nome, cambiato, è come se ufficialmente fosse cambiato stadio. In realtà strutturalmente era lo stesso, ma in realtà era cambiato. Quindi mi è sembrato giusto modificare, fare statistiche in più, anche su magari la stessa struttura, ma con nomi diversi. E quindi cominciamo subito col primo stadio in assoluto della Juventus nella stagione 1897-1898. I ragazzi che hanno fondato la Juve si trovavano a giocare al Parco del Valentino, che poi riprenderemo anche più avanti perché poi è stato usato per anni anche per gli allenamenti, però adesso lo prendiamo solo per le partite, diciamo, come primo stadio. È stato ufficialmente riconosciuto come campo da gioco della Juventus per le stagioni 1897 e 1898. Non ci sono però partite segnate, non si ricordano partite riguardanti appunto questo campo qua, cioè non ci sono partite registrate in questo campo, però è a tutti gli effetti il primo campo ufficiale della Juventus Football Club. Dopodiché, l'anno dopo, 1898, fino al 1908, la Juventus si è trasferita in Piazza d'Armi, al campo di Piazza d'Armi. Qui, come ho detto, 1898 al 1908 sono ben 10 anni, quindi la Juve ha avuto modo di giocare diverse partite, non tantissime perché comunque anche i campionati allora erano molto selezionati, quindi passavi tutte eliminazioni dirette, quindi non è che avevi modo di giocare, c'erano tante coppe minori. Qui abbiamo ottenuto la prima vittoria, cioè qua c'è la prima vittoria della storia della Juventus Football Club. La Juventus la prima vittoria l'ha bat ha battuto in un'amichevole, appunto in Piazza d'Armi, l'Istituto Tecnico Sommelier con un risultato di 3-0. Sconosciuti ancora i marcatori, ma le cronache dell'epoca appunto riportano questa partita come prima partita in assoluto vinta dalla Juventus. Come ho detto, il Piazza d'Armi è stato lo stadio dal 1898 al 1908, tranne che per 2 stagioni, 1905 e 1906. In quegli anni lì la Juve giocò al Motovelodromo Umberto I. E qua posso dire che forse è stato il primo vero stadio, perché il campo di Piazza d'Armi era più un campo, letteralmente. Il Motovelodromo Umberto I già cominciava a essere uno stadio a tutti gli effetti. La prima vittoria in questo impianto
è stata contro la Pro Vercelli in un amichevole, Juventus-Pro Vercelli terminata 1-0. Anche qua possiamo dire comunque che la Juventus ha portato comunque una buonissima parte della sua storia in questo campo. Poi la Juventus ha debuttato già da campione d'Italia in questo impianto, quindi la Juventus ha vinto il campionato negli anni che giocava appunto al Motovelodromo. Quindi insomma, ripeto, forse è veramente il primo vero e proprio stadio. Cioè, credo di aver reso bene il concetto perché gli altri erano più campi. Da Piazza d'Armi la Juve si è trasferita in un altro campo, dove c'è rimasta dal 1908 al 1922, che è il campo di Corso Sebastopoli. Già un ingrandimento della struttura. Qua sì, c'è come posso dire, un compasso di area temporale molto elevato dal 1908 al 1922, quindi insomma gli anni sono già parecchi. Il debutto in questa struttura è stata la prima vittoria contro l'Inter, cioè prima vittoria in questa struttura è stata una vittoria contro l'Inter per 2-0, la doppietta di Borel, e sappiamo benissimo quanti gol ha fatto Borel e quanto sia stato importante per la Juventus di quei periodi lì. E poi la Juventus ha fatto qualcosa di fuori per quella stagione, per quel periodo storico, cioè ha creato un suo campo. Avete presente quello che ha fatto la Juventus di Andrea Agnelli con lo Juventus Stadium? Ecco, la Juventus già lo fece negli anni 20, perché la Juventus nel 22 aprì il campo Juventus di Corso Marsiglia, un vero e proprio impianto poli sportivo, perché la Juventus in quegli anni non era soltanto regina del calcio italiano, ma portava con sé anche titoli nel tennis, nelle bocce, nel nuoto, nell'hockey. Quindi insomma la Juventus era diventata letteralmente una polisportiva. Era anche nata come polisportiva, ma in quegli anni il campo consentì alla Juventus di ampliare questa sua polisportiva. Tra l'altro, i risultati migliori oltre che il calcio li ha avuti nel tennis. Chi non lo sapesse, la Juve ha vinto tre campionati italiani di tennis a squadre proprio in quel periodo lì. La prima vittoria in assoluto è stata una partita contro il Modena per 4-0 con le reti di Ferraris che fece tripletta e Blando. La Juve rimase il campo di Corso Marsiglia fino al 33. Se vi chiedete, c'è ancora quel campo? Purtroppo no, i bombardamenti della guerra mondiale l'hanno distrutto completamente. Peccato perché sarebbe stato veramente un cimelio storico, in quanto, ripeto, c'era il campo di calcio, ma c'era anche tanta storia polisportiva della Juventus, che purtroppo viene ricordata poco, ma secondo me varrà la pena in un video successivo ricordare. L'ho già fatto un video sulla Juventus negli altri sport, ma proprio quel periodo storico dell'attività polisportiva della Juve, secondo me, merita un maggiore approfondimento. Dopodiché, passando dal campo Juventus, ci fu l'epoca fascista. L'epoca fascista ci fu una parecchia ristrutturazione di stadi, parecchi stadi nuovi, perché c'era comunque la voglia di, come possiamo dire, far vedere la capacità italiana nel costruire, nel creare. E fu così che il Partito Fascista Italiano, diciamo, impose, anche per i mondiali che si sarebbero giocati in Italia, imposero al Comune di Torino, comunque creando uno stadio enorme, uno degli stadi più grandi dell'epoca, che venne chiamato Stadio Municipale Benito Mussolini. Per intenderci, è il comunale. Allora era ovviamente lo stadio Benito Mussolini. Questo stadio enorme, per l'epoca ovviamente, che fu anche, possiamo dire, anche uno stadio innovativo per gli anni 30, con una bella pista d'atletica dove ci furono diversi giochi della gioventù, dove si disputarono successivamente anche poi Universiadi, eccetera, eccetera, eccetera. Uno stadio comunque all'avanguardia ed enorme, soprattutto c'era bisogno di ampliare gli spazi. Infatti il Torino, togliendo un attimo il discorso, iniziò a giocare e continuare a giocare al Philadelphia, ma poi pian piano decise di spostarsi proprio in questa struttura in quanto più grande e più funzionale ai canoni che stava raggiungendo il calcio. Questo stadio ce l'ha ancora una grandissima
come dire, un obelisco, chiaramente a cui è stato tolto il nome Benito Mussolini, ma l'obelisco è rimasto anche adesso. Se andate a vedere all'Olimpico c'è ancora fuori questo obelisco gigante. Allora era più gigante, c'era scritto Benito Mussolini ovviamente sul lato, però comunque l'obelisco è stato è rimasto anche perché è un segno identificativo della struttura. La prima partita in assoluto di questo stadio è stata una partita di Mitropa Cup, la vecchia Coppa Campioni, per rendere l'idea, la Coppa dei Campioni dell'Europa centrale, e la Juventus ha battuto l'Újpest Tidóza per 6-2. Le reti sono state la doppietta di Vargnen e, pensate, 4 gol di Raimundo Orsi, uno degli Uriundi che ha fatto la storia della Juve. Chiaramente lo stadio municipale Benito Mussolini, finita la guerra, non poteva più chiamarsi come tale, quindi fu tolto il nome dall'obelisco con scritto Benito Mussolini e tutto il resto, e venne nominato stadio comunale, semplicemente come la maggior parte degli stadi comunali appunto d'Italia. Insomma, ci sono tantissimi stadi in Italia che si chiamano ancora stadio comunale. Dal 45 all'86 si è rimasti con questa nomenclatura. Struttura la stessa, qualche modifica appunto togliendo le effigi fasciste ovviamente, perché l'epoca andava avanti. E la prima partita curiosamente è stata un Juventus-Torino, finita 2-1 per i bianconeri. Questa la ricordo particolarmente. Intanto ha segnato Magni e Piola, quindi Piola, sappiamo tutti chi è Piola. La ricordo particolarmente perché quel Torino lì era poi quello che è diventato il grande Torino. Però la prima partita in assoluto al comunale la Juve l'ha battuto 2-1. Nell'86 il comune di Torino, anche per distanziarsi dagli altri comunali, decide di cambiare il nome al comunale, anche perché il comunale, diciamo, c'erano troppi stadi comunali in giro per l'Italia, e c'era un torinese che si è meritato assolutamente ampiamente di avere uno stadio intitolato a suo nome. E fu così che nell'86 il comune di Torino decise di cambiare nome allo stadio comunale e chiamarlo Stadio Comunale Vittorio Pozzo. Quindi Stadio Comunale Vittorio Pozzo, che va avanti appunto con questa nomenclatura, rimane stadio casalingo della Juve dal 86 fino agli anni 90, cioè fino a che poi non hanno deciso di passare in un'altra struttura che vedremo più avanti. Lo stadio comunale Vittorio Pozzo vede la Juve al primo debutto nell'eliminatoria di Coppa Italia battere la Reggiana per 4-1. Le reti di Randrup, la doppietta di Serena e la rete di Manfredonia a fissare il risultato. Chiaramente possiamo dire che non è cambiato praticamente nulla dal comunale al Vittorio Pozzo, semplicemente è cambiato il nome della struttura, e quindi a livello statistico cambia, ma a livello pratico era praticamente la stessa struttura. A differenza del cambio municipale Benito Mussolini comunale, perché lì hanno tolto diverse effigi, hanno cambiato alcune cose. Adesso dall'85 che era comunale, l'86 che era comunale Vittorio Pozzo, non era cambiato nulla, però statisticamente va riportato come stadio diverso. Negli anni 90, sfruttando anche appunto Italia 90, la Juventus cambia stadio. La città di Torino, aiutata anche dal CONI, appunto, che aveva avuto le sovvenzioni per Italia 90, costruisce lo stadio delle Alpi. Personalmente uno degli stadi a cui sono più affezionato, in quanto è stato il primo stadio dove sono andato a vedere una partita della Juve, e quello dove sono andato a vedere più partite della Juve, quindi sicuramente uno stadio che per quelli della mia età è stato emozionante. Io sono stato anche al comunale a vedere gli allenamenti, però questo è tutto un altro. Diciamo, delle Alpi ho visto proprio la sofferenza di alcune partite. Diciamo che mi sono dimenticato solo una piccola cosa: nel comunale è stata l'ultima partita giocata al comunale Vittorio Pozzo, sono stati due derby primavera che vedevano Juventus Torino nelle finali del campionato nazionale, tra l'altro la Juve di Del Piero primavera. Del Piero ci giocava Cammarata, ci giocava Baldini, Manfredini, insomma una Juventus primavera molto forte, che quell'anno lì vinse Torino di Viareggio e il campionato nazionale. Questa è stata l'ultima partita con una Vittorio Pozzo. Dicevamo delle Alpi, stadio fatto appunto per Italia 90, quindi quando abbiamo detto però sicuramente l'avrete sentito, però delle Alpi c'era la pista era stata fatta appunto perché il comune di Torino era riuscito a fare il delle Alpi grazie alla sovvenzione del CONI. La sovvenzione del CONI imponeva la pista d'atletica. E quindi, bello stadio,
però forse uno stadio già vecchio negli anni 90, cioè struttura troppo secondo me da anni 70-80. Infatti né Juve né Torino l'avevano mai preso con particolare gioia questa costruzione di questo stadio. La prima vittoria dello stadio delle Alpi è stata Juventus-Taranto 2-0 con rigore di Baggio e il gol di Pierluigi Casiraghi. 2006. Allora, tutti ci ricordiamo Calciopoli, purtroppo, e ci ricordiamo quello che è successo in quegli anni. Quello che non vi ricordate è che magari non tutti si ricordano, non è che non vi ricordate, è che la Juventus aveva già deciso di aprire uno stadio suo. Quindi era già stato deciso di buttare giù delle Alpi, di cui la Juve era diventata proprietaria del terreno, per costruire quello che poi diventerà lo Juventus Stadium. Il Torino era già sicuro di andare al Comunale, cioè che era diventato intanto olimpico perché aveva preso, era stato completamente rimesso nuovo per le Olimpiadi invernali del 2006. Il Torino aveva già la sicurezza di avere quello stadio, c'era già l'accordo col comune. Ovviamente la Juventus quando ha visto, e mi ricordo anche in particolar modo questa scena, quando la Juve andò per pre-cerimonia delle Olimpiadi, vide come era messo l'Olimpico e giustamente smise di cercare in giro per l'Italia un altro stadio dove fare le partite casalinghe e andò all'Olimpico di Torino per giocare appunto le partite casalinghe fino al 2011, cioè fino alla costruzione appunto dello Juventus Stadium. All'Olimpico la Juve appunto passò dal 2006 al 2011 e la prima partita in assoluto fu una partita di Serie B, Juventus-Vicenza, prima vittoria in assoluto ovviamente, Juventus-Vicenza 2-1, le reti di Trezeguet e Del Piero. Questa è la prima vittoria in assoluto all'Olimpico di Torino. Poi come ho detto la Juve ci giocò parecchi parecchi anni ancora avanti fino al 2011. Nel 2011 la svolta, la Juve ha uno stadio di proprietà meraviglioso, lo Juventus Stadium. È uno stadio innovativo per tutti i canoni, uno stadio innovativo anche per alcune regioni d'Europa, perché addirittura innovativo anche per le squadre che hanno stadi importanti, tipo l'Inghilterra, perché tolto Emirates Stadium, Allianz Stadium, scusate, Allianz Arena, eccetera, questo dà la sensazione di uno stadio completamente futurista rispetto ad altri stadi. Mi ricordo l'impressione, la prima giornata di campionato del 2011 all'Allianz Stadium, allo Juventus Stadium, è stata di vedere la Juventus giocare in un anno e vedere le partite dopo sembrava di tornare indietro di un bel po' di anni, perché la Juventus Stadium rappresenta ancora tuttora il futuro del calcio. Per la Juve è diventato presente e lo è diventato da un po' di tempo. Alla Juventus Stadium, la Juventus, la prima partita, ve la ricordate tutti, la prima vittoria è stata il 4-1 con il Parma. Le reti di Lichtsteiner, Pepe, Marchisio e Vidal prima del gol di Giovinco che ha fissato il risultato sul 4-1. La Juventus, attenzione a quello che vi sto dicendo, la Juventus è rimasta allo Juventus Stadium dal 2011 fino al 2017. Mi direte, no, ci siamo ancora adesso. Non è proprio così. Come ho detto prima, i cambi nominativi degli stadi per me hanno una certa rilevanza statistica. Ufficialmente abbiamo cambiato lo stadio. E infatti siamo passati dal 2017 fino a giorni d'oggi all'Allianz Stadium. Mi direte, ma cosa cambia? Cambia a livello statistico principalmente. Strutturalmente la cosa che è cambiata è che intanto hai cambiato lo stemma e hai cambiato il colore dello stadio. Forse molti di voi non se ne sono accorti, ma quando si chiamava Juventus Stadium, il colore che risaltava di più anche come bordi e tutto era il bianco. Da quando è diventato Allianz Stadium è diventato nero. Sono piccolezze, ma per uno che guarda le statistiche queste cose sono fondamentali. Il debutto all'Allianz Stadium è stato appunto nel campionato 2017-2018. La prima partita è stata Juventus-Cagliari 3-0 con Mandzukic, Dybala e Higuaín. Questi gli stadi della Juventus, però io cito anche i campi d'allenamento, perché la Juventus ha giocato partite non ufficiali anche lì. Dove ha fatto gli allenamenti la Juve? Ovviamente questo è un plus che faccio per la Juve, non lo farò per tutte le squadre. Dove ha giocato la Juve? Parco Valentino ha fatto molti allenamenti lì fino al 1915. Non ci sono partite registrate non ufficiali qui, sicuramente magari ci sono state sgambate, ma non sono registrate, quindi non le mettiamo. Dal 1943 al 1990 la Juve si è allenata al Campo Combi, che poi era Campo Combi e Campo Pio Marchi. Sono due campi d'allenamento molto vicini, per chi se lo ricorda come me che ha visto gli allenamenti lì.
erano attaccati al vecchio comunale. Adesso non esistono più perché è stata fatta la piscina olimpica proprio di fianco all'Olimpico, ma allora c'era proprio questo campo meraviglioso dove appunto la Juventus aveva fatto gli allenamenti dal 43 fino al 1970. La prima amichevole è stata un Juventus Cenisia 7-0. Qui partite non ufficiali sono state giocate abbastanza. Poi la Juventus è andata dal 90 al 94 alla SeaSport Orbassano. Non mi risultano partite amichevoli non ufficiali, perché le partite amichevoli non ufficiali la Juve le faceva al Comunale. Poi appunto dal 94 fino ai primi anni 2000 la Juventus è trasferita al Comunale di Torino, al Comunale Vittorio Pozzo di Torino, per fare gli allenamenti e poi è tornata a una SeaSport, ma non più ad Orbassano ma in via Guala a Torino. La prima partita che è stata disputata, non ne hanno fatte tantissime, ma la prima partita che è stata disputata è stata un Juve Valenzana 6-2. E poi la Juve qua ha fatto il salto di qualità, è andata a Vinovo. La Juventus Trading Center di Vinovo, di proprietà, dove ancora adesso ci giocano le giovanili, dove ancora adesso ci giocano le femminili, quindi sicuramente un salto di qualità enorme. La prima vittoria in assoluto alla Juventus Trading Center di Vinovo è stata Juventus Chisola 3-0. Curiosità in questo caso perché dopo Vinovo la Juve fa un altro salto di qualità, cresce ancora ulteriormente e si trasferisce alla Continassa, alla Juventus Training Center della Continassa, bellissimo, ancora più innovativo di Vinovo, dove si allenano soltanto prima squadra e Under 23. E anche qui la prima partita vinta è contro il Chisola, finisce 4-0, ed è stata appunto la partita dell'anno scorso, in poche parole, dove la Juventus ha diciamo, inaugurato anche con una partita il training center appunto della Continassa. Signori, io vi ringrazio per la vostra attenzione, io spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente se vi è piaciuto iscrivetevi al canale perché dobbiamo farlo crescere tutti e ovviamente vi porterò altri video di questa rubrica. Ovviamente è durato un bel po' il video, ma sono quei video documentaristici che a me piace fare e quindi sicuramente è lungo, sicuramente spero non vi sarete annoiati, ma a me è piaciuto tantissimo fare questo video. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento per il prossimo video su questo argomento del canale. Ciao a tutti!